Bene, iniziamo questa nuova lezione per quanto riguarda il documento di valutazione dei rischi che deve essere elaborato da ogni datore di lavoro. Vediamo questa sentenza dell'11 marzo 2024 del documento di valutazione dei rischi inadeguato. Abbiamo questa sentenza della Cassazione Penale, sezione 4 del 29 gennaio 2024, quindi molto recente, con sentenza che ha emesso la terza sezione penale della Corte di Cassazione, che ha affermato che la redazione del documento di valutazione dei rischi e l'adozione delle misure di prevenzione non escludono la responsabilità del datore di lavoro quando per un errore nell'analisi dei rischi o nella identificazione di misure adeguate non sia stata adottata idonea misura di prevenzione del documento di valutazione dei rischi, che quindi diventa inadeguato. Quindi abbiamo qua, naturalmente, la Corte Suprema di Cassazione, la sezione quarta penale, composta dai magistrati di Salvo Esposito, Cappello, Rinaldi e Cenci, eccetera, naturalmente, che ha pronunciato questa seguente sentenza sul ricorso proposto dal datore di lavoro, che aveva emesso avverso la sentenza del 21 marzo 2023, quindi dopo un anno, nella Corte di Appello di Genova. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, svolta la relazione dal consigliere Cappello Gabriella e udito il procuratore generale in persona, il sostituto Lettieri Nicola, il quale ha concluso l'inammissibilità del ricorso. Quindi gli avvocati Giampietro del Foro di Bari e per le parti civili, eccetera, il quale si è associato alle conclusioni del procuratore generale chiedendo la conferma della sentenza impugnata, nonché l'avvocato pugliese Fabrizio del Foro di Bari, per il datore di lavoro, il quale, esposti i motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento, chiedendo l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata. Vediamo il fatto di questa sentenza che a noi interessa per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro. Quindi la Corte d'Appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Massa con la quale l'odierno ricorrente datore di lavoro era stato condannato a una pena sospesa per il reato di cui articoli 113 e 589,2 del codice penale perché nella qualità di datore di lavoro e legale rappresentante della ditta CISAM, c'è addirittura il nome della ditta SRL, in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, aveva omesso di prevedere nel documento di valutazione dei rischi la specifica procedura lavorativa dello smontaggio di carroponti e taglio delle travi, nonché individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione atte a garantire la sicurezza del lavoro da svolgere, cosicché nella specie la vittima, quindi c'è stato un incidente sul luogo del lavoro con una vittima che era socio della stessa ditta, ma anche lavoratore dipendente di essa con la qualifica di saldatore, mentre era intento nello smontaggio di un carroponte, dopo aver tolto tutti i bulloni all'esterno e all'interno delle travi, restava schiacciato per l'improvviso ribaltamento di una trave, subendo le ferite dalle quali era derivata la morte poco dopo. Quindi emerge dalle decisioni conformi dei giudici dei due gradi di merito che i fatti per cui è processo sono accaduti presso un capannone industriale, ovvero in corso lavorazione di carpenteria pesante. Il capannone era stato già dismesso e le relative attrezzature vendute all'asta. Il carroponte era stato aggiudicato da LGM Macchine, che aveva dato incarico
per lo smontaggio e il sezionamento alla elettromeccanica sollevamenti, il cui legale rappresentante del datore di lavoro è stato separatamente giudicato. Quest'ultima, una volta provveduto allo smontaggio e al posizionamento del carroponte a terra sui travi e zeppe, aveva subappaltato parte dell'attività alla CISAM, quindi avrebbe dovuto occuparsi proprio del sezionamento, e l'infortunio era accaduto dopo che la vittima aveva estratto i bulloni esterni della trave e si stava occupando di quelli interni. Dopo aver sicurato la trave con materiale di risulta che avrebbe dovuto trattenerla, una volta completato lo sbullonamento, nella sentenza appellata era già stata superata la tesi difensiva per la quale il dipendente era un lavoratore autonomo o comunque un preposto di fatto al cantiere. Rilevata la contraddizione logica tra le due prospettazioni, il tribunale aveva precisato che la qualifica del dipendente era quella di saldatore e che l'imputato era il suo datore di lavoro, a nulla rilevando la partecipazione societaria della vittima, posto che il dipendente era il legale rappresentante della stessa e colui che per la sua stessa missione si occupava della gestione e dell'organizzazione d'impresa. Al di là dell'aspetto formale, era emerso in ogni caso che il datore di lavoro, che ne aveva un preciso obbligo di legge, non aveva adottato un documento di valutazioni dei rischi adeguato. Quello esistente, essendo stato redatto dal consulente della difesa e senza che risultasse alcun accenno alla lavorazione inerente allo smontaggio del carroponte, lavorazione che era stata poi contemplata nel documento dopo l'infortunio per adeguarsi ai rilievi dell'ente ispettivo, procedura mai svolta dalla CISAM prima di allora. Peraltro, quel giudice non ha ritenuto neppure definitivamente accertato un rapporto di subappalto tra elettromeccanica e CISAM, rilevando che con certezza era emerso solo che il FF dipendente alla seconda ditta si stava occupando dello smontaggio e del sezionamento delle travi, nella specie non venendo in rilievo un'attività di cantiere. La lavorazione, non avendo riguardato l'esecuzione di un'opera, bensì l'intervento di uno strumento di sollevamento, il carroponte, di cui è detto, quindi un'attrezzatura di lavoro. La previsione del documento di valutazione dei rischi della specifica lavorazione in uno con le misure di prevenzione e protezione necessarie per uno svolgimento di essa in sicurezza avrebbero certamente scongiurato l'evento, poiché il FF era rimasto schiacciato proprio per il ribaltamento della trave durante le operazioni di sezionamento dello svolgimento di una lavorazione mai eseguita prima da quella ditta. Quindi, in quanto datore di lavoro, non era esonerato dall'affidamento di un incarico di redigere il documento di valutazione dei rischi a proprio tecnico, avendo consentito lo svolgimento di una lavorazione mai eseguita prima senza assicurarsi che la stessa fosse descritta nel documento di valutazioni dei rischi e che in quel documento fossero previste le misure di prevenzione e sicurezza necessarie, trattandosi di adempimenti non meramente burocratici, ma effettivi. La Corte del Gravame, dal canto suo, tenuto conto delle doglianze veicolate, con l'appello ha ritenuto intanto infondata la tesi per la quale nessun obbligo di gestione del rischio incombesse
quanto alla sicurezza sul luogo di lavoro. Non essendo la CISAM proprietaria del capannone, al contrario, era emerso che l'esecuzione della lavorazione era stata appaltata all'elettromeccanica, che a sua volta l'aveva subappaltata alla CISAM. Inoltre, era provato che il documento di valutazione dei rischi redatto per quest'ultima non contemplava la specifica lavorazione, ma anche la correlazione di tale omissione all'evento. Stiamo notando una cosa importante: il documento di valutazione dei rischi deve essere redatto in modo conforme, tutti i lavori devono essere elencati, quindi non può essere un copia e incolla, un qualcosa dove non viene elencato il lavoro che si svolge. Quindi, perché poi quando succede un incidente, in questo caso mortale, ma anche non mortale, gli ispettori, eccetera, rilevano che non è, il documento è il primo documento che viene controllato ed è fondamentale, perché devono essere elencati tutti i lavori svolti dai dipendenti. E avendo erroneamente rimosso prima i bulloni esterni, quindi quelli interni. I giudici dell'appello, inoltre, non hanno condiviso l'assunto per il quale il vero gestore del rischio nella specie sarebbe stato lo stesso dipendente, siccome socio titolare e preposto, poiché in ogni caso la sua eventuale corresponsabilità non giova a esonerare il datore di lavoro, amministratore unico della società e destinatario di specifici obblighi di tutela, tra i quali la redazione del documento di valutazione dei rischi, il suo adeguamento in base alla tipologia delle lavorazioni da eseguire. Infine, quanto all'elemento soggettivo, la Corte territoriale ha escluso che l'intimo convincimento dell'imputato circa la bontà del DVR da altri redatto giovasse a esonerarlo dalla responsabilità, atteso che l'addebito mosso consisteva proprio nella mancata valutazione del rischio specifico. Quindi le difese del dipendente a proposito del datore di lavoro ha proposto ricorso formulando due motivi. Con il primo ha dedotto vizio della motivazione quanto alla disciplina applicata e alla individuazione degli obblighi di sicurezza e delle figure tenute alla gestione dei relativi rischi. La difesa ha rilevato che il capannone era di proprietà di terzi e che l'elettromeccanica era stata incaricata dello smontaggio, taglio e trasporto del carroponte, avendo poi subappaltato alla CISAM di effettuare il taglio. In tal modo si era costituito un vero e proprio cantiere mobile, con conseguente applicazione dell'articolo 89 del decreto legislativo 81-2008, rispetto al quale era obbligo della committenza individuare il coordinatore della sicurezza per la fase dell'esecuzione. Sotto altro profilo, il deducente ha opposto che in maniera contraddittoria la Corte d'Appello aveva valutato il documento di valutazione dei rischi vigente all'epoca del fatto. Infatti, la sua modifica era intervenuta solo al fine di eliminare o ridurre la contravvenzione, opponendosi la preesistenza e coerenza del documento originario con le prescrizioni normative. Ha poi offerto una diversa lettura del documento, inferendone le previsioni del rischio specifico. Infine, con riferimento all'inquadramento lavorativo della vittima, la difesa ne ha sottolineato la qualità di socio paritetico della ditta e la condizione di soggetto altamente formato. Nel POS dell'appaltatrice elettromeccanica, egli, essendo stato indicato in qualità di capo cantiere,
In tale veste sarebbe spettato proprio all'EFEF effettuare tutti i controlli. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge avuta riguardo alla ritenuta cooperazione colposa. Il carroponte era di proprietà di terzi, diversi dalla subappaltante. Cosicché sul luogo di lavoro si erano trovate ad operare più imprese. Contesta l'assunto del primo giudice, per il quale nella specie non si verserebbe in ipotesi di cantiere mobile, non avendo la corte del gravame, dal canto suo preso posizione sul punto considerato che anche le opere fisse possono essere permanenti o temporanee. Come il carroponte, ossia un'opera fissa, temporanea, in metallo, sotto altro profilo, allega ancora una volta la regolarità del DVR sin dall'inizio e la circostanza che la sua successiva modifica era stata disposta per scopi economici, evitare una gravosa sanzione pecuniaria. Il procuratore generale, in persona del sostituto Lignola Ferdinando, ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Quindi il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. La Corte genovese ha esaminato le doglianze difensive veicolate con l'atto di appello. Sostanzialmente, riproposte in ricorso, muovendo dalla questione inerente alla posizione di gestore del rischio ricoperta dall'imputato, ricavandola al di là della natura del contratto sussistente tra le proprietarie del capannone e l'appaltatrice, della incontestata circostanza che un dipendente della società lo stesso amministrata era stato impegnato in una lavorazione inerente al carroponte di cui tratta. Al di là della circostanza sulla quale la difesa è tornata anche con il ricorso, se nella specie si fosse trattato di un cantiere mobile o di un intervento avente a soggetto uno strumento lavorativo, la posizione dell'imputato non può risentirne, dal momento che l'eventuale esistenza di altre figure di gestori del rischio infortunistico non esonerano il datore di lavoro dall'obbligo oggetto specifico della contestazione. Ciò posto, è preliminare all'esame dei motivi inerenti alla posizione dell'imputato la disamina della questione che riguarda invece la sussistenza stessa del rapporto lavorativo tra le persone offese e la società dalle quali il datore di lavoro è responsabile legale. Quindi, sul punto deve rilevarsi che la difesa non ha operato un effettivo confronto con quanto affermato dai giudici territoriali in maniera conforme, quanto all'esistenza di tale rapporto lavorativo. E tale omissione fonda pienamente il giudizio di manifesta infondatezza delle censure. La difesa, avendo inteso rassegnare al vaglio di legittimità questioni di puro merito sulle quali costa un articolato, congruo, logico e non contraddistinto percorso argomentativo della Corte territoriale. Peraltro, versandosi in ipotesi di giudizio conforme sulla questione specifica, deve pur ribadirsi che è precluso alla difesa riproporre tesi difensive esaminate dai giudici d'appello della sezione, eccetera, ma anche sollecitare a questa corte una rivisitazione del giudizio di merito sostenuto da una congrua, logica e non contraddittoria motivazione.
naturalmente del 2013, eccetera, essendo del tutto estranei al giudizio di legittimità, la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Fatta tale premessa, quanto alla violazione della regola cautelare contestata e la sua correlazione rispetto al rischio specifico connesso alla lavorazione, alla quale è intento il dipendente, deve rilevarsi che il ragionamento svolto nella sentenza censurata è del tutto coerente con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità. È pacifico intanto che il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 81-2008, all'interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda. Qua è il punto focale di questa lezione. Abbiamo l'articolo 28 del decreto 81-2008. Ecco che l'aggiornamento del documento è costante. Se abbiamo nuove attrezzature o nuovi compiti dati al dipendente, perché poi quando succede un incidente mortale o non mortale, è il datore di lavoro che ne corrisponde. E come vediamo, il documento di valutazione dei rischi è la prima cosa esaminata diciamo dagli ispettori, eccetera, perché deve essere citato, aggiornato. E naturalmente le mansioni del dipendente sono fondamentali e devono essere chiaramente descritte nel documento di valutazione dei rischi. Deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e le misure precauzionali e dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. È altrettanto pacifico che il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del suddetto documento, come la difesa ha opposto nel caso dell'esame, ecco, se il documento viene redatto da un ingegnere, da un geometra, quindi viene delegato dal datore di lavoro, non lo esonera dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia. Quindi il geometra può scrivere anche fare degli errori, scrivere naturalmente qualcosa di errato. È il datore di lavoro che sa che il dipendente cosa deve fare, come deve operare, quali sono i rischi e deve informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente e adeguata. In questo caso scatta il corso di Carroponte della formazione articolo 37, scatta naturalmente anche la formazione rischio specifico dei compiti. Quindi ciò vale anche nel caso di nomina di un preposto, ecco un altro corso di formazione obbligatorio, il preposto, la designazione di tale figura al rispetto delle misure di prevenzione non esonera infatti il datore di lavoro da responsabilità, ove risulti proprio come nella specie, secondo quanto ricostruito dai giudici in merito in base alle evidenze, l'inidoneità di una misura prevista nel documento di valutazione dei rischi, sezione 4, eccetera, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune
da censure la sentenza che aveva riconosciuto la penale responsabilità del datore di lavoro per le lesioni che un suo dipendente alla guida di un moletto aveva cagionato, naturalmente non si dice moletto, è un carrello elevatore semovente o conducente a bordo, aveva cagionato ad altro lavoratore, in quanto, pur avendo nominato un preposto, non aveva organizzato i luoghi di lavoro in modo tale da garantire una viabilità sicura, regolamentando la circolazione con cartellonistica e segnaletica orizzontale. Infatti, la redazione del documento di valutazione dei rischi e l'adozione di misure di prevenzione non escludono la responsabilità del datore di lavoro. Questo è un punto focale. Quindi non escludono la responsabilità del datore di lavoro per un errore nell'analisi dei rischi o nell'identificazione di misure adeguate, non sia stata adottata in una misura di prevenzione. Qua siamo in un punto fondamentale, perché la redazione del documento di relazione dei rischi e le misure di prevenzione, che c'è un incarico scritto, che si autonomina anche il datore di lavoro, quindi non escludono la responsabilità. Quindi, insomma, il datore di lavoro anche paga penalmente e civilmente per un errore anche nell'analisi dei rischi, nell'identificazione di queste misure, perché è lui il responsabile del dipendente. Quindi, inoltre, sempre in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, si è già chiarito che il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione a rischi non specificatamente contemplati dal documento di valutazione dei rischi. Ve lo immaginate, quindi, anche se non sono inseriti, è sempre responsabile e deve valutare con una formazione specifica. Così, sopperendo all'omessa previsione anticipata, naturalmente la sezione 4, numero del 2021, e in cui l'applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna del datore di lavoro per le lesioni riportate da un lavoratore a seguito della precipitazione dalla cabina di un ascensore, vedete, sono molteplici poi gli esempi di incidenti sui luoghi di lavoro, sulla quale stava lavorando, nonostante tale specifico pericolo di precipitazione non fosse contemplato nel DUVR, documento unico di valutazione dei rischi. Quindi, alla luce di tale premesse, in diritto deve quindi ritenersi la manifesta infondatezza dei due motivi, sia in relazione alle censure inerenti alla posizione di garanzia e al rapporto che legava la vittima alla società dell'imputato, che ha avuto riguardo all'individuazione del luogo di lavoro quale cantiere mobile, essendo indiscusso l'obbligo datoriale di previsione dei rischi dell'apposito documento, a prescindere dalla sussistenza di un rischio interferenziale e dalla necessità conseguente di nominare un coordinatore per la sicurezza, quindi un'altra figura fondamentale, un ingegnere, un architetto che deve fare un corso di coordinatore, deve coordinare la sicurezza, trattandosi di figura concorrente della sicurezza. Come tale, non in grado di esonerare il datore di lavoro dall'obbligo specificatamente contestatogli. Insomma, il datore di lavoro è responsabile, anche se c'è il coordinatore, il preposto, penalmente e civilmente risulta sempre il datore di lavoro responsabile. Quanto poi all'asserita correttezza del documento di valutazione dei rischi unico, la manifesta incongruenza del ragionamento difensivo, secondo il quale il suo adeguamento post-infortunio sarebbe dipeso dalla necessità di eliminare o ridurre le conseguenze della contravvenzione,
con motivazione del tutto congrua, non contraddittoria e neppure manifestamente illogica, i giudici del merito hanno ritenuto che detto documento non prevedesse la specifica lavorazione, quindi stava facendo il dipendente qualcosa che non gli competeva. Conclusione peraltro del tutto coerente con la circostanza che quella era la prima volta che una simile lavorazione veniva eseguita dalla ditta dell'imputato. Quindi c'è la mia esperienza pure. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine della determinazione della causa di inammissibilità. Oltre alla rifusione in sordo con il responsabile civile CISAM delle spese sostenute dalle parti civili e per questo giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo. Dichiara quindi inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, nonché della rifusione in solido con il responsabile civile CISAM. Naturalmente è un giudizio delle parti civili, così deciso in Roma 10 gennaio 2024. Diventa fondamentale, abbiamo visto, l'esperienza del datore di lavoro nella redazione del DVR, nel sistemare le carte, nel sistemare la documentazione, che è diventata fondamentale, imprescindibile nel documento di valutazione dei rischi.